Linea Diretta, quest'oggi si parlerà di epilessia, lo facciamo insieme alla dottoressa Federica Ranzato, neurologa, buongiorno, ma soprattutto coordinatore regionale della LICE, la Lega Italiana contro l'epilessia. Ecco, l'epilessia è una malattia che, dicevamo fino a pochi minuti fa, poco conosciuta, di cui si parla poco. Ma che cos'è e quanto colpisce, quanto incide nel Veneto? Guardi, l'epilessia ha una prevalenza dell'1%, cioè una persona su 100 soffre di epilessia. Nel Veneto si calcola che circa 50.000 persone abbiano l'epilessia. È una malattia di cui si parla poco perché spesso è oggetto di discriminazione. Di conseguenza la persona che ne soffre tende essa stessa a non parlarne e questo porta poi appunto alla conseguenza che non richiede l'informazione sulla patologia e quindi poi appunto c'è scarsa divulgazione. Ecco, parliamo di epilessia perché il 4 marzo si è svolto a Padova un incontro che ha messo insieme le famiglie, i medici per conoscere la malattia, ma soprattutto anche per far capire a chi non soffre di epilessia come comportarsi davanti a questa patologia. Sì, è stato un incontro che ha visto la proiezione di un film documentario che si chiama Dissonanze, che è stato prodotto proprio dalla Fondazione LICE, cioè la fondazione legata alla Lega Italiana contro l'epilessia, e che parla della storia di due persone affette da epilessia che sono Lucrezia e Francesco. Dopo la visione del film documentario c'è stata l'intervista agli esperti del Veneto di epilessia e a conclusione le domande da parte del pubblico. È stato un bel momento di incontro e di divulgazione, si è trattato di una prima a livello regionale, perché l'intento poi sarà di portare questo film documentario all'interno delle scuole, scuole medie e scuole superiori, proprio per partire da questa età per portare la conoscenza sulla malattia. Quali sono le cause scatenanti dell'epilessia e in che età della vita di una persona si può manifestare? E innanzitutto non si parla di epilessia ma di epilessie, proprio perché a seconda dell'età della vita in cui insorge la causa è diversa e le manifestazioni possono essere diverse. I picchi di incidenza maggiori sono il primo anno di vita, e tutta l'infanzia e dai 60 anni in poi. Se l'epilessia insorge nell'infanzia, le cause possono essere di tipo genetico oppure di tipo malformativo, cioè delle malformazioni che sono legate ad un'alterazione della migrazione generalmente delle cellule del cervello durante la vita fetale, oppure sempre nell'infanzia. Una delle principali cause è l'eventuale sofferenza del bambino al momento della nascita, quando si creano delle alterazioni dell'ossigeno che arriva al cervello. La conseguenza poi può essere l'insorgenza di un'epilessia. E nei bambini a volte però l'epilessia può essere benigna, cioè fortunatamente in molti casi può poi guarire con l'adolescenza o comunque nell'età giovane adulta. C'è una cura, una terapia che può portare alla guarigione? Allora, alcune forme di epilessia dei bambini, caratteristiche, per esempio l'epilessia con le assenze, il piccolo male dei bambini, in cui il bambino semplicemente si incanta per pochissimi secondi più volte al giorno, e altre forme di epilessia sempre dell'infanzia come l'epilessia a punte Rolandi, che sono termini tecnici, può guarire spontaneamente con l'età. Vengono solo somministrati dei farmaci durante il periodo in cui c'è la manifestazione delle crisi, ma poi appunto l'età stessa porta alla guarigione dall'epilessia. Mentre per tutte le altre forme di epilessia dobbiamo ricorrere ad una terapia farmacologica che può essere più o meno complessa e che può durare a lungo, anche tutta la vita. Senta, restando sempre sulle epilessie che colpiscono i bambini, cioè un genitore come si può accorgere? Lei prima citava questi momenti di assenza del bambino, ma ci sono altri campanelli d'allarme che possono far scattare nel genitore la percezione che il bambino possa soffrire o insomma abbia qualcosa che non va?
Sì, le crisi, diciamo, quelle più che impauriscono di più sono anche quelle che più frequentemente vengono riconosciute dai familiari, ma anche dagli insegnanti o dai compagni di scuola, e che sono quelle che provocano la perdita di coscienza e l'irrigidimento diffuso del corpo, le scosse sia alle braccia che alle gambe, la revulsione degli occhi, la saliva, la bava alla bocca ed eventualmente anche il rilascio sfinterico. Ma ci sono anche alcuni altri segni di una crisi epilettica, che può essere di nuovo il momento di alterazione del contatto con l'ambiente, magari un po' più prolungato, associato per esempio a delle alterazioni dei movimenti della bocca, oppure ad un'alterazione nella capacità di esprimersi quando si parla, oppure ancora dei movimenti ripetitivi soltanto ad una parte del corpo, quindi non a tutto il corpo. Quindi una crisi epilettica non necessariamente provoca perdita di coscienza e convulsioni, ma forse anche più frequentemente delle alterazioni meno percepibili che possono poi però secondariamente portare alla perdita di coscienza con le convulsioni. Lei parlava poi anche di un tipo di epilessia che si manifesta invece in età adulta, quasi da anziano, insomma. Ed è questa più frequente rispetto a quella dei bambini o è No, sono generalmente più o meno hanno la stessa incidenza. Diciamo che chiaramente l'epilessia che insorge nell'infanzia e che poi non guarisce va a far numero poi anche nell'età successiva. Cosa Però scatta però in età quello che adulta? succede in età adulta è che ci possono essere altre cause che portano poi ad avere l'epilessia, per esempio l'ictus, per esempio i tumori cerebrali. Oppure infezioni cerebrali, oppure ancora una volta delle malformazioni che magari fino a quel momento non avevano parlato, oppure delle malformazioni tipo degli aneurismi cerebrali, delle malformazioni arterovenose. Ecco, si è parlato il 4 marzo, che è la giornata appunto dell'epilessia, anche del fatto dell'accettazione di una diagnosi, perché spesso, mi diceva, un paziente che ha l'epilessia si tende a nascondere questa patologia perché può avere delle discriminazioni. Sì, perché purtroppo la crisi epilettica, soprattutto quella con le convulsioni, avviene improvvisamente. Epilessia deriva proprio dall'etimologia greca prendere d'improvviso, arrivare e prendere alla sprovvista. Questo comporta che non c'è un controllo della crisi da parte del paziente né da parte di chi vede la crisi. E quindi questo porta ad avere molta paura e di conseguenza a discriminare le persone che soffrono di epilessia. Questo è quello che si vuole assolutamente cominciare a cambiare, cioè la discriminazione, lo stigma non deve esistere. È necessario conoscere la malattia per non averne paura, e quello di cui abbiamo parlato il 4 marzo è stato proprio finalizzato a parlare e sviscerare appunto la patologia epilessia. Nella scuola, perché appunto diciamo molti sono anche bambini, ma poi che diventano adolescenti, insomma, nella scuola come viene vissuta questa patologia? Anche che insegnamenti si possono dare ai compagni di classe che magari ai compagni di banco hanno un ragazzo, un bambino che soffre di Di epilessia? epilessia. Innanzitutto di osservare quello che succede durante la crisi epilettica, perché poi per il medico sapere quello che succede esattamente durante la crisi è molto importante per fare diagnosi, oltre poi a tutti gli strumenti che il medico ha, tra cui l'elettroencefalogramma, la risonanza magnetica, ma sicuramente l'anamnesi, quindi l'osservazione della crisi, anche a scuola, anche da parte degli insegnanti e dei compagni, è importantissima. La scuola poi ha anche il dovere, come in prima battuta, di non discriminare. E anche gli insegnanti devono conoscere per non discriminare, per poter poi somministrare eventualmente i farmaci a scuola, devono conoscere la malattia e devono credere nel fatto che possono somministrare il farmaco per arrestare la crisi. E per esempio, non avere problemi quando si tratta di portare gli alunni in gita scolastica. A volte purtroppo succede che questi bambini, non vengono coinvolti nell'attività, della classe perché c'è proprio ancora questa discriminazione, questa paura della crisi che può avvenire nel momento in cui
si è anche al di fuori delle mura scolastiche. Nelle donne invece l'epilessia che conseguenze può avere? Cioè, una donna che soffre di epilessia può affrontare una maternità, una gravidanza? Certo, sì. Fortunatamente sì, deve essere generalmente una gravidanza programmata con il clinico, nel senso che vanno attuate alcune strategie anche terapeutiche, per esempio a volte una riduzione, una modifica della terapia in atto per poter poi affrontare la gravidanza con i farmaci più sicuri. E poi deve essere monitorata durante tutta la sua gravidanza, con visite, elettroencefalogrammi, eventuali dosaggi plasmatici dei farmaci, quindi dei prelievi di sangue. Però sì, i bambini delle donne epilettiche sono generalmente dei bambini sani, solo raramente possono avere qualche malformazione legata al fatto che la donna assume il farmaco durante la gravidanza, ma sono anche malformazioni generalmente correggibili. Quindi noi consigliamo alle nostre pazienti donne di programmare con noi la gravidanza, ma di averla serenamente. Ecco, questa malattia, dicevamo, spesso è taciuta, poco, se ne parla poco per il problema di discriminazione, anche dal punto di vista lavorativo. È difficile per una persona che soffre di epilessia parlare con i colleghi o addirittura con il datore di lavoro di questo suo problema di salute. Sì, qui stiamo toccando un argomento molto difficile. Io personalmente credo che dovremmo fare, come clinici ma anche come associazioni di pazienti, un lavoro proprio sui datori di lavoro, sugli imprenditori, su chi dà lavoro ai nostri pazienti, perché spesso la persona con epilessia anche in un ambiente lavorativo viene discriminata. A volte purtroppo le persone arrivano a perdere il lavoro per la paura del datore di lavoro di avere una persona che può avere la crisi e quindi per la paura di gestirla all'interno dell'ambiente di lavoro. E la persona con epilessia può avere un'invalidità e quindi accedere alle categorie protette, ma non è sempre così, perché a volte le crisi sono molto rare o certo, non ci sono quindi proprio, e quindi il livello di invalidità che poi porta all'accesso alle categorie protette, i pazienti con epilessia non ce l'hanno. A volte quanto può intercorrere tra una crisi, tra le due crisi? Ma guardi, è molto variabile. Un'epilessia ben controllata con i farmaci può non dare crisi epilettiche per anni, mentre purtroppo esiste un 30% di casi in cui c'è una farmacoresistenza, cioè ci sono delle crisi che ricorrono con tempistiche le più diverse, dopo alcuni giorni, dopo uno o due mesi, più volte al giorno. E appunto questo tipo di epilessie vengono chiamate farmacoresistenti. E in questa fetta di pazienti però, per fortuna al momento attuale, possiamo in alcuni casi arrivare all'intervento chirurgico, cioè quello che, individuata la zona che fa epilessia, porta alla sua exeresi, cioè appunto viene tolta la parte del cervello che fa epilessia. E quindi in questi casi si arriva spesso alla guarigione. Posso guidare l'auto se sono epilettica? La mia vita, perché lei mi spiegava prima che ci sono a volte in alcuni pazienti che proprio non sono visibili i segni della malattia, se non nel momento isolato della crisi. Quindi azioni che fanno parte del vissuto quotidiano, come guidare la macchina, posso farle se io soffro di epilessia? Sì, fortunatamente sì. Innanzitutto le persone con epilessia nella maggior parte dei casi sono persone normali, questo deve assolutamente essere chiaro. Appunto non si vede perché sono persone normali, semplicemente hanno a volte degli attacchi epilettici. E per quanto riguarda la patente di guida, nel 2011 è cambiata la legge sulla patente di guida, mentre prima la persona non doveva avere crisi da 2 anni per poter guidare, adesso si è accorciato il periodo e la persona non deve avere crisi da 12 mesi. E a quel punto, dopo una certificazione da parte del neurologo che lo segue e dopo una visita alla commissione patenti, può riavere la sua patente. Ecco, spesso siamo abituati a sentire che lo sport fa bene
in alcuni tipi di patologie. Ci sono qualche attività sportiva che è consigliabile nei pazienti affetti da epilessia? Beh, l'attività sportiva è consigliabile nei pazienti con epilessia perché porta ad un benessere psicologico che poi appunto ha un risvolto positivo spesso anche sulla frequenza delle crisi. In epilessia più che altro ci sono degli sport che sarebbe bene evitare. Facciamo chiarezza, allora, cosa si deve evitare? Allora, sicuramente va evitata l'attività subacquea, perché chiaramente, a parte il fatto che c'è un'apnea che può poi indurre alla comparsa delle quindi crisi. Quindi che potrebbe essere un fattore scatenante. Sì, a parte questo appunto, se poi capita effettivamente la crisi sott'acqua, insomma i problemi sono estremamente importanti, però questo non vuol dire che il paziente con epilessia non possa nuotare. Il nuoto assolutamente lo può fare, è sempre bene avvertire la struttura in cui si va a fare l'attività sportiva del fatto che sia epilettico, in modo che le persone presenti possano assistere la persona nel caso di una crisi epilettica. Altri sport che si possono fare sono il tennis, il calcio, le attività sportive sostanzialmente che non mettono a rischio la persona perché non si trova nelle condizioni in cui se c'è la crisi non può essere assistito, e le attività sportive in cui non c'è danno degli altri nel caso di crisi epilettica. Quindi in cui non ci sia una responsabilità sulle altre persone. Sì. Per quanto riguarda i viaggi, invece, la possibilità di viaggiare all'estero, quindi muoversi anche in aereo, quindi ad alta quota, anche lì ci sono delle precauzioni che bisogna tenere? Allora, l'unica precauzione da tenere è di assumere la terapia ad orario corretto, cioè se io in Italia l'assumo alle 8 e alle 20 della sera, quando sono all'estero la devo assumere alla stessa ora italiana, perché altrimenti assumerla in orari diversi può comportare il fatto di essere scoperti dal farmaco e quindi di avere la crisi. Quindi l'unica precauzione è questa, e quella anche di portare i farmaci nel bagaglio a mano, perché se il bagaglio da stiva viene perso, vengono persi anche i farmaci. Se io assisto ad una crisi epilettica, come posso intervenire? Perché anche questo è stato spiegato poi il 4 marzo, cioè certo, dare la possibilità agli strumenti a chi si trova ad avere a che fare con un vicino epilettico di poter quantomeno non intervenire ma saper gestire la crisi. Dunque, quando... Lei prima parlava che a scuola è importante conoscere, perché il compagno di banco può dare indicazioni su quanto sta accadendo, ma per una persona adulta c'è la possibilità di fare qualcosa perché si freni, si arresti la crisi? No, non possiamo fare niente, nel senso che la persona che assiste non ha in quel momento gli strumenti generalmente per poter intervenire sulla crisi, ma quello che si deve fare è mettere, nel caso di una crisi con le convulsioni, con la perdita di coscienza e le convulsioni, bisogna mettere il paziente in posizione laterale di sicurezza, cioè su un fianco, mettere un supporto morbido sotto la testa in modo che non sbatta la testa durante la convulsione sul rigido, e quindi questo poi può provocare dei traumi, e stare ad osservare quello che succede. Non si deve assolutamente mettere nulla in bocca. Non si deve cercare di estrarre la lingua, cosa che generalmente viene fatta, niente di tutto questo. Si cerca di lasciare la persona il più isolata possibile, nel senso di non essere accalcati intorno alla persona che ha la crisi, e si osserva quanto dura la crisi e cosa succede durante la crisi. Se la crisi è prolungata, ossia superiore ai 10 minuti, è necessario chiamare il 118. Se si tratta di persone che assistono alla crisi abituate a quello che succede alla persona, quindi per esempio i familiari, questi a volte sanno che possono somministrare dei farmaci che riescono ad interrompere la crisi. Però queste sono istruzioni, certo, date ad hoc ai familiari. L'effetto degli animali, il fatto di essere accompagnati o di avere un animale in casa, può avere dei benefici? Si parla spesso di pet therapy nei bambini, anche con l'epilessia è possibile, cioè avere un animale che ci accompagna può avere degli effetti benefici? Ma sì,
Si sta parlando molto ultimamente del fatto che ci sono alcuni cani in particolare, quindi Labrador, la famiglia dei Labrador e Golden Retriever, che riescono a percepire l'arrivo della crisi e in qualche modo riescono ad avvisare il padrone della crisi. Il padrone quindi riesce a mettersi al sicuro e la sua crisi, anche se avviene, non porta traumatismi che chiaramente nel caso accadessero potrebbero avere delle conseguenze importanti, vedi ematomi cerebrali, fratture. Quindi se la persona riesce a mettersi in sicurezza è decisamente auspicabile e in questo può aiutare anche l'animale, che chiaramente deve essere addestrato. Certo. Però è consigliabile avere un animale in casa? Sì, anche per l'effetto psicologico benefico che ha sempre un animale, anche per i bambini, per la capacità che hanno gli animali di avere una comunicazione che a volte l'uomo non è in grado di avere. Senta, fino adesso abbiamo sviscerato l'argomento dell'epilessia, abbiamo cercato di capire come si manifesta, i campanelli d'allarme, ma a livello medico quanto è importante la ricerca e quanto si è fatto fino adesso e se ci sono in futuro delle possibilità di miglioramento nelle cure? La ricerca è sicuramente importante in una patologia come questa e ha fatto molto sia in termini di innovazione farmacologica, cioè di nuovi farmaci per l'epilessia introdotti. Negli ultimi 3 anni, per esempio, ne sono stati introdotti 3 di nuovi, uno in arrivo a breve. Ma soprattutto la ricerca si sta concentrando sulle cause dell'epilessia e quindi sul ritrovamento di farmaci o comunque di tecniche che siano in grado di curare la causa. Le cause sono diverse, certo, quindi no. Chiaramente bisogna operare su più fronti. Ultimamente si sta capendo molto delle cause, per esempio, immunitarie dell'epilessia, cause che fino a qualche anno fa erano completamente sconosciute. E molto anche si sta facendo sul campo della chirurgia dell'epilessia. Ci sono delle tecniche sempre più raffinate di chirurgia di epilessia che consentono di operare anche persone che magari fino a 10 anni fa erano considerate inoperabili. Perché sono tecniche di microchirurgia e quindi meno invasive anche a livello che quindi lasciano meno esiti nel caso in cui la zona magari anche adesso è banale, però anche a livello estetico magari uno può avere delle remore nel far intervenire. Più che altro il problema è che a volte si possono toccare aree eloquenti, come le chiamiamo noi, per esempio l'area del linguaggio, l'area motoria. Chiaramente se un focolaio epilettogeno, quindi un gruppo di neuroni che fa crisi, è in una zona di queste, generalmente non si opera, anche se ultimamente si sta facendo molto anche in quelle zone lì del cervello, per esempio. Quindi il futuro sta anche nella microchirurgia? Sicuramente quella è una strada, ma anche la terapia delle cause, la terapia farmacologica o anche genetica, quindi delle cause dell'epilessia. Anche la prevenzione, quindi prima si riconoscono i sintomi, prima posso intervenire, prima ho la possibilità insomma di avere degli effetti, certo, positivi. Certo, assolutamente vero, perché le faccio un esempio, mentre fino a qualche anno fa la chirurgia dell'epilessia veniva riservata alle persone di età giovane adulta, ora sempre di più si stanno operando i bambini, perché questo poi ha un'influenza nettamente positiva sul loro quoziente intellettivo, sullo sviluppo quindi anche della loro memoria, delle capacità attentive, di concentrazione, che nettamente migliorano dopo l'intervento proprio perché non hanno crisi. Cosa ci si aspetta dal futuro? Sono importanti giornate come quella del 4 marzo per divulgare, per far conoscere, ma cosa ci si aspetta sempre per migliorare? Ci si aspetta, nella nostra regione ci si aspetta anche di riuscire a creare un vero e proprio network tra le varie strutture che si occupano di epilessia per portare sempre meglio a seguire i pazienti e fare in modo che arrivino per esempio alla chirurgia il prima possibile.
Quindi per esempio creare dei centri hub e dei centri spoke con un percorso precostituito. Questa è una delle nostre dei nostri priorità. Obiettivi in futuro come Lega Italiana contro l'epilessia in Veneto. E poi chiaramente giornate come queste hanno l'importanza legata al fatto poi anche di raccogliere fondi per la ricerca. E chiaramente la ricerca si fa quando ci sono dei fondi dietro che ti permettono di farla, perché nulla è gratuito purtroppo, e quindi questo è uno dei fini principali, oltre alla divulgazione, che è sicuramente un aspetto prioritario in questa patologia. Grazie allora per tutte queste informazioni, purtroppo il nostro tempo è arrivato a termine, insomma, però sarebbe stato molto interessante, speriamo di aver fatto chiarezza su tanti aspetti di questa malattia. Grazie allora alla dottoressa Federica Ranzato per essere stata in nostra compagnia, grazie anche a voi. Grazie anche a voi per l'attenzione, arrivederci, buona giornata. Arrivederci.